fa Angela, famosa l'autrice, che molti di voi conoscono perché in precedenza è venduto parecchio, quindi è lei qui a fianco, e ha chiesto, ha proposto di presentare questo libro, quindi è un incontro, diciamo, inventato in pochissimi giorni, quindi io ringrazio voi, ringrazio poi un vescovo siciliano che io oggi mi conosco meglio di Bevo, mi ha detto no, comunque il nome è siciliano infatti, e quindi sono anche contento di avere un altro siciliano ospite qui. L'argomento è duro e molti mi hanno reagito anche scrivendo, io conoscevo Don Ruggero, ci andava anche mia figlia, molti figli sono andati, però ecco, lascio subito la parola a loro dicendo: io l'ho letto, l'ho iniziato a leggere, data appunto la velocità, e lo sto leggendo come un romanzo crudo, un romanzo sicuramente doloroso, dolente, ma come un romanzo, e quindi come un romanzo va letto, come un romanzo che però chi legge sa che i libri servono sempre e ti insegnano qualcosa. Lascio subito la parola e casomai mi farebbe molto piacere se voi, poi oggi come spesso accade, interveniate pure, perché molti conoscevano come me Don Ruggero, anzi più di me forse. Allora, scusate se siamo in questa postazione, però avete casomai, se lei dice qualcosa di sbagliato, può usare in due maniere, per intervenire e per colpire. Buonasera, grazie. Grazie al vescovo Domenico Mocavero, è molto importante che un vescovo della Chiesa, oltretutto il vescovo è anche membro della CEI, quindi è sicuramente è rappresentante della Chiesa istituzionale, cioè non è un eversivo, ecco. Ed è importante che appunto un vescovo venga a presentare questo libro, che è un libro che ha incontrato e continua ad incontrare sicuramente delle difficoltà che paradossalmente mi sento male, sì. Perché voi mi sentite? Perché paradossalmente la cultura del silenzio che ha permesso comunque per tanti anni una cultura degli abusi, se vogliamo, comunque una cultura della tolleranza nei confronti di questi abusi, è una cultura che è comunque diffusa anche all'interno, per esempio, di chi ha responsabilità per quanto riguarda i giornali, le televisioni, eccetera, cioè nel senso che c'è un'autocensura preventiva a prescindere nei confronti di un libro, almeno c'è stato questo all'inizio, nei confronti di un libro che andava ad affrontare un argomento del genere, cioè appunto il pensiero è che questo sia un libro sulla teologia della Chiesa, quindi un libro anticlericale, quindi un libro contro la Chiesa, quindi un libro fondamentalmente del diavolo, no? E il fatto che ci sia un vescovo a presentarlo è, voglio dire, la dice lunga sul fatto che ciò non lo è. Poi io per fortuna ho ricevuto anche tantissimi riconoscimenti, perché comunque voglio dire, è stato letto da insigni colleghi vaticanisti, c'è cioè Giovanna Chiri per esempio dell'ANSA, che è, voglio dire, una donna, una giornalista che prende vive dentro il Vaticano e che poi è l'autrice dello scoop mondiale sulle dimensioni di Papa Benedetto XVI, che ha detto questo libro che potrebbe far bene alla Chiesa italiana, e per me è stata una grandissima soddisfazione, perché poi in realtà nella premessa cerco anche di dirlo questo, cioè questo non è un libro contro la Chiesa, anzi è un libro dedicato alle famiglie cattoliche che appunto, perché sono le famiglie cattoliche quelle che veramente sono interessate a questo problema, perché sono le famiglie cattoliche che mandano i loro figli all'oratorio, che fanno frequentare i propri figli voglio dire negli ambienti di chiesa, non sono certamente le famiglie degli atei o delle persone di altre religioni, che vuol dire tutto sommato sono poco toccate da questo problema. Noi non siamo qui voglio dire a suonarla e cantarla da soli per dire che tutti i preti sono pedofili o cose di questo genere. Qui stiamo a cercare di far capire l'importanza di leggere questo libro, perché è un libro che
affonda le mani nelle radici del problema, per capire da una parte perché un ragazzo di 14 anni, un ragazzo che è un ragazzo come tanti, ma nel senso vero della parola, io attraverso le confessioni di una vittima ho cercato di raccontare una storia universale, quindi un ragazzo di 14 anni che viene da una famiglia normale, che non ha particolari problemi, che non si droga, che non è un, voglio dire, una persona malata di mente, e questo ragazzo si fa violentare in silenzio per 12 anni da un sacerdote senza dire nulla a casa. E quindi capire come mai succede questo, cioè qual è il vuoto affettivo che porta questo ragazzo, voglio dire, tra le grinfie di questo personaggio, e qual è il vuoto che gli impedisce di confidarsi, perché paradossalmente la parola è il momento in cui poi lui riuscirà ad affrontare questo problema, questa paura di parlare, nel momento in cui lo fa, matematicamente finisce la dipendenza, la sudditanza nei confronti del suo carnefice. E questo avviene per tutti gli altri ragazzi di cui mi sono occupata, anche se in via più incidentale, attraverso le carte giudiziarie. Quindi da una parte capire perché si diventa vittime, no? E quindi come si fa a prevenire questo? Cioè i genitori come fanno a dare comunque la forza e il sostegno, a far capire ai propri ragazzi che bisogna affrontare la realtà e avere fiducia nei propri genitori, perché qua il problema è che qua parliamo di un momento delicatissimo dell'esistenza, sono tutti ragazzini dai 13 ai 15 anni, quindi parliamo di preadolescenti e adolescenti, ragazzi che stanno scoprendo il sesso, che sono comunque profondamente cattolici, che vedono il prete come un padre, ma anche come un amico, perché Don Ruggero si proponeva così, era un adulto amico, perché comunque lui era straordinario, faceva moltissime cose positive per questi ragazzi, e poi a un certo punto questo adulto amico si trasforma nel loro predatore, no? Depreda la loro sessualità, e comunque in quel momento loro non riescono a reagire, perché a volte si tratta anche delle prime esperienze sessuali che hanno questi ragazzi, quindi voi immaginate anche l'imbarazzo e tutto quello che ne deriva, il terrore, no? Quindi capire questo e poi capire perché, quando la voce ha cominciato a girare e quando i primi casi sono cominciati a venire alla luce, perché alcuni ragazzi sono rivolti anche al vescovo, quindi come mai la comunità non ha fatto nulla per tutelare questi ragazzi? Cioè non ha fatto nulla la comunità, non hanno fatto nulla le famiglie, non ha fatto nulla il vescovo. Ecco, e quindi io questo libro racconto su due piani narrativi diversi, quindi un piano narrativo della prima persona, che sono appunto i racconti di Vasco. Io con lui ho trascorso moltissimi pomeriggi in macchina a parlare, io accendevo il registratore e lui mi raccontava la sua vita da quel momento, da quei 14 anni in cui sono accaduti questi fatti, e andare indietro nel tempo per capire appunto quali erano poi i nodi da sciogliere. Ed è stato un lavoro difficilissimo, perché comunque Vasco è un ragazzo che mi rispondeva a monosillabi, che è un'espressione che Angela riferisce mettendola in bocca a Vasco nei confronti di Don Ruggero. Lo avevo amato come un secondo padre e si era trasformato in un carnefice per poi ripresentarsi, non capivo a quale scopo, nelle vesti dell'amico che non riusciva a ripudiare. Io credo che bisogna in qualche maniera partire da questa considerazione per inquadrare il caso in tutta la sua drammaticità, cioè la posizione di chi ha confidato in una persona nella quale aveva riposto speranze alte, che poi vede tradite, e in questo tradimento si trova in una posizione di difficoltà, perché trattandosi di argomenti e di esperienze
certamente non positive e non esaltanti in un contesto nel quale tutto ciò che ha attinenza al sesso assume una coloritura speciale. È molto interessante l'indagine che viene fatta di questo contesto familiare, per esempio del rapporto di questo ragazzo con la madre, un rapporto nel quale egli è consapevole che se si fosse confidato avrebbe potuto interrompere prima questa catena che lo aveva legato in maniera così perfida e iniqua a questo sacerdote, però non trovò mai la forza e il coraggio di mettere in moto questo legame relazionale. La figura del padre è anch'essa una figura assai problematica. Questo contesto familiare in qualche maniera dà conto di un complicarsi ulteriore di una vicenda che semplice non è. Proprio ieri o l'altro ieri, in un comunicato della Santa Sede, si riferisce quale posizione ha preso il Papa, dando precise indicazioni al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che è l'organismo vaticano preposto a trattare questi casi. Si dice: il Santo Padre ha raccomandato in modo particolare che la Congregazione, continuando nella linea voluta da Benedetto XVI, agisca con decisione per quanto riguarda i casi di abusi sessuali, promuovendo anzitutto le misure di protezione dei minori, l'aiuto di quanti in passato abbiano sofferto tali violenze, i procedimenti dovuti nei confronti dei colpevoli, l'impegno delle conferenze episcopali nella formulazione e attuazione delle direttive necessarie in questo campo tanto importante per la testimonianza della Chiesa e la sua credibilità. Io credo che siano parole estremamente chiare e siano indicazioni oltremodo vincolanti, di fronte alle quali non è possibile più giocare sull'ambiguità o sullo scaricabarile o far finta che ci troviamo di fronte a situazioni sì quasi al limite e non situazioni che hanno passato il limite. Però vorrei dire una parola non per scusare o per dare un colpo alla botte o un colpo al cerchio. Questa consapevolezza nell'ambito ecclesiale è il frutto di una evoluzione di pensiero, ma è anche il frutto di una sensibilità che coinvolge anche la coscienza civile, perché qualche anno fa, situazioni di questo genere, in qualsiasi ambiente si cercava di coprirla, nessuno mai è uscito allo scoperto, situazioni a volte anche di abusi all'interno delle famiglie, nonni e nipoti o altri consanguinei, si insabbiava tutto. So per esempio di un sacerdote che a Palermo, che è la mia città d'origine, un sacerdote che aveva denunciato fenomeni di pedofilia da parte di nonni nei confronti di nipoti, è stato fatto oggetto di aggressioni di vario genere perché si era permesso di scoprire altarini che non andavano scoperti. Voglio dire, noi come Chiesa sicuramente abbiamo il dovere di essere particolarmente attenti, di essere anticipatori nei confronti dei movimenti di pensiero. Però siamo arrivati tardi, ma siamo arrivati tardi anche con gli altri, con l'aggravante che nei casi di pedofilia dovuti a sacerdoti c'era questo tradimento forte della fiducia di uno che ti si è affidato perché tu lo conduca per un cammino di crescita umana e spirituale, e tu appunto ne fai preda dei tuoi istinti più deteriori. Oggi per fortuna questa ambiguità è stata messa da parte, per cui io non ho nessun problema a venire a parlare di questa situazione qui oggi, proprio perché la verità non la possiamo nascondere con un dito, anche perché a nasconderla con un dito non è che otteniamo nulla. Parliamone, sensibilizziamoci tutti, perché alla fine c'è sempre qualcosa che ognuno può fare perché innanzitutto questi casi vengano affrontati nelle modalità dovute, si dia la dovuta protezione a chi va protetto,
si persegua chi deve essere perseguito senza false pietà e senza pudori e fuori luogo, e si creino le condizioni perché tutto questo non si abbia più a verificare. Mi consta, per esempio, che da quando sono emerse queste situazioni così nefande e incredibili, in Francia, per esempio, nei campeggi o nei campi scuola che vengono organizzati da associazioni o da parrocchie, non si consente più agli adulti di stare da soli con i minori, a garanzia del minore e anche degli adulti, perché la cronaca ci dice che a volte sono successe anche delle situazioni incresciose dove la versione o quanto veniva dichiarato o rivelato da qualcuno si è poi visto che in effetti non aveva le dimensioni che dall'esterno si potevano immaginare. Occorre molta vigilanza, occorre non aver paura della verità e occorre avere anche il coraggio di intervenire nei modi, nelle sedi e con l'energia dovuta, perché di fronte a queste cose nessuno può avere quella inadeguatezza di intervento per le quali si tollerino ancora abusi così incredibili. Ecco, io signore, volevo